Buongiorno, allora, prima di iniziare la lezione di oggi, volevo richiamare rapidissimamente, perché purtroppo una settimana fra una lezione e l'altra è un po' troppo come distanza, richiamare insieme gli ultimi lucidi che abbiamo visto la volta precedente. Erano gli ultimi lucidi relativi ai risultati della prova Gemini, che vi ricordo essere la prova con la quale andiamo a caratterizzare la temperabilità di un determinato acciaio, cioè la capacità del nostro acciaio di avere appunto tempra, di prendere tempra e di far penetrare questa tempra all'interno del nostro pezzo. Vi ricordo appunto una prova normalizzata in tutti quanti i suoi aspetti, appunto forma del provino, procedura di applicazione del raffreddamento, eccetera, e i risultati possono tipicamente essere di due tipi differenti. Il caso indicato lì con Carbon Steel, un acciaio al carbonio, è un acciaio che ha una temperabilità in questo caso abbastanza ridotta. Infatti osserviamo un'evoluzione della durezza, parametro che utilizziamo per poter valutare appunto la penetrazione della tempra, che ha l'andamento che vedete qui in figura, ovvero valori piuttosto alti a ridosso dell'estremo, dell'estremità in corrispondenza della quale avviene l'asportazione di calore mediante quel getto d'acqua dal basso, ricordate? E poi valori di durezza che appunto diminuiscono e diventano più o meno costanti con questa sorta di asintoto. Se andiamo a fare micrografie, corrispondenza delle sezioni relativa alle distanze che vediamo nella figura, osserveremo microstrutture radicalmente differenti. A ridosso del punto di asportazione del calore osserveremo una struttura complessivamente martensitica, che vi ricordo essere una struttura molto dura, infatti abbiamo durezze piuttosto elevate. E allontanandoci dal punto di asportazione del calore, osserveremo una struttura che via via evolverà verso quella che potremmo dire una struttura di equilibrio, costituita sostanzialmente qui abbiamo a che fare con acciaio al carbonio ipotettolitico, con grani di ferrite e colonie di perlite abbastanza grossolane. È la situazione illustrata in questa figura qui, in questa micrografia. Se invece andiamo a osservare l'evoluzione della microstruttura in corrispondenza dell'acciaio legato, che è un acciaio che contiene numerosi elementi chimici, qui non è specificato, ma presupponiamo tutti gli elementi che aumentano la temperabilità, bene, in questo caso osserveremo che la durezza sostanzialmente resta abbastanza invariata, ha una diminuzione molto leggera, e la microstruttura è sostanzialmente indipendente dalla distanza alla quale noi effettuiamo la sezione e l'analisi micrografica. Quindi potremmo dire che appunto il caso blu, il caso relativo all'acciaio legato, è quello relativo a un acciaio ad elevata temperabilità, ad elevata capacità di penetrazione di tempra, mentre invece il caso rosso aveva una temperabilità molto più limitata. Questo erano le ultime luci che abbiamo visto la volta precedente, relative fondamentalmente ai trattamenti termici che prevedono un riscaldamento almeno al di sopra di A con 1, a C con 1. In realtà, come abbiamo visto, molto spesso lo richiedono anche al di sopra di A, C con 3. Vi ricordo quindi il quadro, sostanzialmente nel caso di questi trattamenti parleremo di ricottura, normalizzazione e tempra in funzione della temperatura, della velocità di raffreddamento, dove l'unico trattamento caratterizzato da una velocità di trattamento ben precisa in realtà è la normalizzazione, perché dire che noi raffreddiamo in aria tranquilla vuol dire fissare una velocità di raffreddamento ben precisa. Le altre due in realtà, come abbiamo visto, quella in forno per la ricottura, o in mezzo temprante, che addirittura può essere ancora l'aria tranquilla, o l'aria compressa, o l'acqua, o soluzioni saline, o olio, o quello che è, in questi casi invece abbiamo velocità di raffreddamento abbastanza differenti. Il discrimine all'interno del diagramma CCT è sostanzialmente dovuto, legato alla velocità critica di raffreddamento, ovvero quella che nel diagramma CCT viene rappresentata con una sorta di tangente al naso presente. Il naso, ovviamente, nel caso di un singolo naso è abbastanza semplice identificarla, nel caso di un doppio naso è chiaro che si sceglie il naso più a sinistra, cioè quello cui corrisponde un tempo di incubazione più basso. Domande sulla parte riguardante i trattamenti termici a temperature superiori a una delle temperature di trasformazione? Ultimo punto, sempre riguardante questo, vi ricordo. Fase fondamentale di questi trattamenti termici è il trattamento di austenizzazione, che va ottimizzato al fine di non avere durante l'austenizzazione grani austenitici troppo grossi, ma che, attenzione, può essere una fase pericolosa perché, specialmente nel caso degli acciai iperautettoilici, può implicare una possibile bruciatura dell'acciaio, specialmente nel caso in cui l'acciaio presenti elementi, quali ad esempio zolfo o altri ancora, che tendono a formare eutettici basso fondenti, quindi punti locali molto limitati, per carità, come dimensioni
non è che è distinguibile macroscopicamente, ma avete proprio delle condizioni di diffusione localizzata molto particolari, ma che implicano poi a livello macroscopico un comportamento meccanico inaccettabile. L'acciaio bruciato è un acciaio eccessivamente fragile, è un acciaio che non ha capacità di resistenza alla propagazione della cricca, per cui in realtà sollecitato si rompe sempre, d'accordo? E quindi può essere solamente rottamato. Vi dicevo appunto, domande su questa parte? Qualcuno di voi se l'avete guardato, vi consiglio di farle perché nell'ipotesi, aggiungiamo qualche altro dettaglio a riguardo, allora magari parlando delle linee. No. Nell'ipotesi del trattamento termico di pezzi massivi, spero non si sia rotto, vi ricordo un dettaglio non trascurabile, quello appunto relativo alla storia termica differenziata fra cuore e superficie e quindi come interviene il processo di penetrazione di tempra. Osserviamo qua, ovvero se noi abbiamo una sfera abbastanza grande, quanto grande quanto piccola, ovviamente le dimensioni critiche saranno poi quelle relative al problema della composizione chimica dell'acciaio, un altro problema è quello relativo al mezzo temprante, comunque una sfera abbastanza grossa. Sfera, vi ricordo che scegliamo questa forma perché è la forma più massiva, è quella che ha meno superficie di scambio a parità di volume, quindi quella sotto il punto di vista dello scambio termico è sicuramente quella più critica. Ipotizziamo di farne uno spicchio in modo da poter avere un'analisi di ciò che avviene all'interno e ipotizziamo di andare a vedere ciò che avviene sulla superficie e ciò che avviene nel cuore, punto 1 e punto 2. Temperatura, questo è un acciaio, ipotizziamo un acciaio detto idico, per dire, martensite, austenite, metastabile in sulle metastabile, scusate, e questa qui, austenite stabile. Ovviamente raffreddando, questa è la CCT del nostro acciaio, raffreddando la storia termica del cuore, della superficie potrà essere anche molto diversa. Molto diversa che vuol dire? Per esempio questa potrebbe essere quella descrittiva del punto 1 e potrebbe essere questa la curva che ci descrive il punto 2. Cioè notate, sto parlando di un acciaio a questo punto che per le dimensioni di cui stiamo parlando riesce a essere completamente temprato. Quindi quando sia la superficie che il cuore prendono tempra in maniera completa potremmo essere soddisfatti. Vi dico già che questo non è una certezza di un risultato ottimale, non vuol dire che il pezzo può essere temperato senza alcun problema. Ve l'anticipo come discorso perché poi vedremo ad esempio in altri concetti di trattamenti termici questo sarà un problema veramente importante, cioè la storia termica differenziata tra cuore e superficie può portare a problemi molto importanti. Perché? Ma ricordiamoci che tutto il nostro pezzo ha una sua vita su un asse dei tempi. L'asse dei tempi è lo stesso per il cuore e per la superficie. Vuol dire che dopo un certo periodo di tempo questa è la temperatura della superficie e questa è la temperatura del cuore. Dopo un altro lasso di tempo, la temperatura del cuore è questa, la temperatura della superficie è questa. Dopo un altro lasso di tempo, questa sarà la temperatura del cuore e la superficie addirittura è fredda. Cioè noi abbiamo dopo un certo periodo che la superficie ha attraversato l'intervallo M con F completamente e il cuore no. Quindi vuol dire che per un certo strato, ad esempio, abbiamo una sorta di guscio martensitico, il cuore che in realtà è ancora austenitico residuo, è ancora in fase di austenite residua. Vi ricordo che la trasformazione da austenite metastabile in martensite avviene con un aumento di volume specifico. Stiamo parlando di una parte superficiale, aumenta il volume specifico e una sfera si può espandere un po', non c'è alcun vincolo riguardo, giusto? Ma attenzione che se procediamo nel raffreddamento come cosa giusta, dopo un altro po' di tempo, la mia temperatura sta qui, vabbè, la superficie è fredda. Continuiamo
continuiamo, ma attenzione, a un certo punto, durante il nostro raffreddamento, che vi ripeto, per entrambi i punti che, diciamo, che stiamo rilevando, quindi superficie e cuore, riesce a far attraversare l'M con S e M con F prima del raggiungimento della velocità critica, cioè entrambi le velocità di raffreddamento sono più elevate di quella critica, quindi stiamo raffreddando in maniera da temperare, ma notate che a un certo punto, piuttosto ritardato rispetto alla superficie, anche il cuore prenderà tempra. Ma attenzione, il cuore prendendo tempra vuole avere anche lui il suo bravo aumento di volume specifico. E capite bene che un aumento specifico del cuore che si sta trasformando dopo un po' di tempo rispetto alla superficie, con una superficie che è già molto dura e fragile, si può spaccare. Per cui il pezzo in realtà prende tempra, diventa completamente martensitico, ma potete solamente che rifonderlo perché è tutto rotto, cioè ha le crepe, ci spacca, può fare anche molto rumore nel farlo, insomma, ecco. Quindi una tempra può indurre rotture interne del pezzo già solo per il motivo di avere a che fare con uno scambio termico tale da avere passaggi dell'intervallo M con S e M con F differenziati nel tempo e nelle posizioni, per cui normalmente le parti che raffreddano per ultime si trasformano in martensite dopo rispetto alle parti più superficiali. Quelle parti superficiali, fra l'altro, diventano molto dure e fragili, quindi non è che avete a che fare qua con qualcosa che si riesce in qualche modo ad aggiustare. Il guscio superficiale martensitico è durissimo ed è molto fragile, quindi il cuore, espandendosi durante la trasformazione allotropica, durante la fase di tempra, non può che rompere il vostro pezzo e la vostra sfera si può rompere tranquillamente. Quindi capite bene che la temprabilità valutata solo attraverso la prova Jogging in realtà è limitativa, perché la prova Jogging non vi sta dicendo il pezzo è integro o non è integro. La prova Jogging dice solamente fin dove riesce ad arrivare la martensite e null'altro, d'accordo? Quindi attenzione che sicuramente la temperabilità valutata dalla prova Gemini è un parametro importante. Come vi ho già detto, non è un parametro progettuale, cioè non vi tira fuori un numeretto che vi consente di progettare il vostro manufatto, vi consente di dire quale acciaio prende tempra più facilmente rispetto a un altro, quindi per esempio vi permette di paragonare l'acciaio blu con l'acciaio rosso, ma non vi consente di dire io posso fare la tempra con sicurezza per 4 mm perché poi dopo invece ho qualche problema. Questo non lo consente assolutamente. Non vi dà parametri progettuali, vi dà informazioni tecnologiche di grande utilizzo, di grande praticità, ma non vi consente di progettare alcunché. Vi consente di fare scelte comparate, che è un'altra cosa. D'accordo? Qualche domanda su questa parte qui? Potreste chiedermi per esempio, e beh, allora che faccio? Non tempro? Fate con questa domanda. Che pezzi sono più grandi? I pezzi sì, bravissimo. Allora, un ingegnere meccanico deve pensare anche a volte in scale enormi, cioè non necessariamente avete a che fare con il pistone, quindi oggetti piccoli, con un cilindro, un oggetto piccolo, potete avere a che fare con oggetti manufatti di dimensioni tali che per esempio il trattamento termico può essere fatto in un forno grosso come questa stanza, d'accordo? Quindi volumi anche molto importanti. In questo caso, beh, ci sono delle procedure di raffreddamento che consentono di superare almeno in parte il problema dell'attraversamento dell'intervallo M con S e M con F differenziato rispetto al tempo. Me ne viene in mente subito uno. Se riguardiamo qua questo diagramma, ricordando appunto il fatto che abbiamo il punto 1 e il punto 2 che possono avere storie termiche anche molto diverse, posso far seguire all'intero sistema un trattamento, lasciamo perdere il nome, ma che abbia questa storia termica qui complessiva, intendo raffreddamento, si aspetta e poi si raffredda tutto insieme. Qual è il vantaggio di questo raffreddamento? Che io raffreddo fino in campo ancora austenitico metastabile. Durante questa permanenza a temperatura costante acconsento affinché cuore e superficie raggiungano la stessa temperatura e quindi raffreddo nuovamente in modo tale che le eventuali differenze di temperatura fra cuore e superficie siano le più ridotte possibili. In questo modo riesco a ottenere un attraversamento pressoché contemporaneo dell'intervallo M con S e M con F e a ridurre i problemi relativi all'espansione della martensite durante appunto la fase di trasformazione a fluido metastabile martensite stessa. Questo è un esempio, d'accordo? È solo un esempio delle possibilità che si possono offrire durante appunto questo tipo di
raffreddamento. Se non ci sono domande, cominciamo ad affrontare la seconda parte relativa ai trattamenti termici, ovvero quella nella quale parleremo dei trattamenti termici che non comportano trasformazione di fase. Vediamo che in realtà abbiamo in questa, sotto questa categoria dei trattamenti che sono un po' borderline, vedremo che in alcuni casi una temperatura di trasformazione la supereremo almeno parzialmente, quindi vediamo che non è che ci sta una separazione netta, ma diciamo che dal mondo della dicottura, normalizzazione e tempra, agli altri trattamenti vediamo che potremo parlare di qualcosa a volte di intermedio. Per esempio questo è il caso proprio della cosiddetta ricottura di addolcimento o di miglioramento della lavorabilità. In questo caso abbiamo un riscaldamento a una temperatura piuttosto alta oggettivamente, non è bassa la temperatura, perché andare a ridosso di H1 a C1, scusate, è ovviamente una temperatura piuttosto alta, ma non è in completa austerizzazione. E vedete che andiamo a ridosso di H1 e facciamo successivamente un raffreddamento lento. Notate a non far confusione con una ricottura vera. Non stiamo austerizzando, vedete? Riscaldamento di qualche grado, qualche decina di gradi al di sotto di H1 con raffreddamento lento. In questo modo cancelliamo gli sforzi residui, aumentiamo la lavorabilità e la deformabilità a freddo. Ricottura di sferidizzazione. In realtà un trattamento già analogo l'abbiamo già visto allora quando noi andavamo a lavorare con un acciaio iperprotetto idrico e riscaldavamo, vi ricordate? Vi avevo detto già che la cementite secondaria, che non si risolubilizzava in quella parziale austerizzazione, in realtà subiva a sua volta una trasformazione non di fase ma morfologica e diventava un po' globulare. In questo caso abbiamo che il nostro acciaio, in questo caso vedete stiamo parlando anche di un acciaio ipotetto idrico, non necessariamente di iperprotetto idrico, viene portato a ridosso di AC1, addirittura può oscillare intorno ad AC1. Che si ottiene in questo caso? Nel caso di un'oscillazione intorno ad AC1 si aumenta notevolmente l'importanza del processo di mutilazione delle trasformazioni sopra e sotto AC1 e in pratica si costringe la cementite a diventare di forma globulare. È esattamente il risultato che vediamo qua in questo schema o in questa micrografia. Le palline sono sostanzialmente cementite globulare e la matrice è sostanzialmente ferrita. Chiaramente abbiamo sempre un miscuglio ferrite cementite, quindi di fondo partiamo sempre dalle lamelle, da una perlite per esempio in questo caso, ma la struttura è completamente diversa e il nostro acciaio ha un comportamento meccanico differente rispetto a quello di partenza, perché capite bene che i blocchi che possono offrire dislocazioni in una struttura ferrito cementitica, ma in cui la cementite non è più a lamelle ma è a sferoidi, a globuli sostanzialmente, è molto diversa rispetto a quella appunto in cui sono delle lamelle alternate. Restaurazione e ricristallizzazione. In realtà qui stiamo parlando di un processo che è così, come diciamo, uno conseguente all'altro, che non riusciamo a distinguere in maniera netta se non analizzando nel dettaglio come evolve la microstruttura di un acciaio durante un riscaldamento al di sotto di una temperatura di trasformazione. Immaginate di avere a che fare con una struttura, ad esempio, ottenuta mediante laminazione. Ricordate, una struttura che ottenuta in un acciaio laminato è una struttura fortemente anisotrofa, abbiamo visto, abbiamo i grani fortemente allungati, faccio un po' di richiamo, ma riguardatevi le simulazioni. Abbiamo a che fare con una struttura che ha i grani molto allungati, una forte anisotropia nelle proprietà meccaniche, in più abbiamo anche addirittura le inclusioni, che per esempio nel caso di inclusioni plastiche a temperatura di laminazione possono allungarsi anche molto, ricordate si schiacciavano molto, adesso la testa. Bene, in questo caso abbiamo a che fare con una lega incrudita che ha un valore di durezza piuttosto elevata, un R con M, un R con S piuttosto elevato, un allungamento percentuale a volte anche molto molto basso. In pratica in questi diagrammi, che adesso andremo a vedere più nel dettaglio, abbiamo a che fare con valori di allungamento percentuale, questa è l'evoluzione dell'allungamento percentuale, quindi molto bassi, e R con M, durezza, V, Vickers, eccetera, molto più alti. La struttura che corrisponde è sostanzialmente questa. Una struttura con grani incruditi, molto deformati, orientati e a volte non utilizzabili per gli scopi che vogliamo effettuare. Se noi riscaldiamo il nostro pezzo, per il momento ipotizziamo di riscaldare per la stessa durata, però avete già capito che parlare di temperatura alta e tempi brevi
o di tempi lunghi e temperatura più bassa, nel caso di temperature inferiori alla temperatura di trasformazione è sostanzialmente la stessa cosa. Stiamo attivando processi diffusivi, per cui in realtà al di sotto di AC con 1 praticamente le trasformazioni sono abbastanza analoghe fra di loro. Vediamo che succede per una stessa temperatura del nostro sistema. Per temperature di, scusate, qua è sbagliato le cotture in realtà, di trattamento metteteci, questo è sbagliato proprio, mi sono accorto solo ora. Per temperature di trattamento, perché non è una ricottura, anche qui attenzione però, è un errore fino a un certo punto, in molti testi potreste trovarlo come scritto come ricottura, ci sono delle terminologie, io vi ho fatto una distinzione molto netta fra un termine e un altro, ma alcune terminologie hanno una derivazione storica, non c'è una sistematizzazione molto chiara a riguardo, quindi a volte potreste trovare chiamate come ricottura, abbiamo visto un secondo fa nel trattamento precedente, ciò che in realtà non è una propria ricottura perché siamo al di sotto di AC con 1, d'accordo? Quindi attenzione che purtroppo sì, è un errore questo, ma in effetti probabilmente l'ho derivato da qualche testo che lo chiama veramente come ricottura, ma è concettualmente abbastanza sbagliato, anche se poi possa anche essere scritto. Vediamo che se noi a parità di durata riscaldiamo a temperature via via sempre più alte, l'evoluzione della microstruttura al termine del trattamento è quella che vedete qua, cioè in pratica il grano, la grana si rigenera e cambia morfologia, dall'essere fortemente orientata e incrudita abbiamo una grana che poi via via addirittura comincia a crescere e subisce un ingrossamento del grano che a parità di durata del trattamento diventa sempre più evidente quanto più alta è la temperatura. Vediamo che in pratica da una struttura includita caratterizzata da una forte deformazione dei grani e da un'elevata densità dei difetti, dislocazione di vacanze sostanzialmente, e che quindi macroscopicamente a livello meccanico coincide con una struttura che ha un elevato R con M, elevato R con S, basso allungamento percentuale ed elevata durezza, riscaldando a temperature superiori otteniamo una modifica evidente. Evidente in realtà che nella prima fase, come vedremo fra un attimo, diciamo che non ha una evidenza microstrutturale, diciamo microscopica, ma microscopica a livello di microscopio ottico, cioè se noi andiamo a fare un'analisi metallografica su un acciaio incrudito e riscaldato a bassa temperatura non vediamo grandi differenze, ma vedremo che macroscopicamente però la durezza si attenua un po' e fra un attimo vediamo il perché. Poi riscaldando a temperature sempre più alte otteniamo invece una trasformazione anche microstrutturale con questo ingrossamento del grano che abbiamo visto qui, vedete, sostanzialmente fino a qua non cambia molto microstrutturalmente, ma andando a temperature più alte abbiamo una rigenerazione della grana cristallina, una ricristallizzazione e un ingrossamento del grano addirittura, vedete questi grani qua, guardate qui stiamo parlando sempre alla stessa fase, se l'acciaio è ferrito perlitico, qua è sempre ferrito perlitico, non stiamo mai parlando di una trasformazione di fase, in nessun momento, stiamo parlando di trattamenti che vanno sotto il nome di restaurazione per temperature più basse e di ricristallizzazione con l'eventuale ingrossamento del grano per temperature più elevate. Vediamo di cosa stiamo parlando. Nel caso della restaurazione si parla di un trattamento che avviene al di sotto della temperatura di ricristallizzazione. Vi ricordo cos'era questa temperatura. La temperatura di ricristallizzazione era quella temperatura per la quale noi avevamo una completa rigenerazione della grana cristallina in un'ora. È una definizione che non può prescindere dalla durata, perché vi ricordo che la ricristallizzazione era un processo sostanzialmente diffusivo, attivato termicamente, ed essendo un processo diffusivo, due sono i parametri termici, parametri fisici, scusatemi, sostanziali, temperatura e tempo. Se stiamo definendo una temperatura dobbiamo imporre una durata. Permette di recuperare almeno in parte le proprietà meccaniche senza la modifica della microstruttura. In pratica, durante la restaurazione, che adesso vedremo in cosa consiste, otteniamo un annullamento parziale delle vacanze e un abbassamento della densità delle dislocazioni, anzi addirittura le dislocazioni che hanno delle loro configurazioni energetiche derivanti da come siamo arrivati a quella densità ben precisa, si riarrangiano in strutture, in reticoli caratterizzati da un livello energetico più basso. Io ricordo la grossa differenza tra vacanze e dislocazioni. Le vacanze, insieme con l'eventuale interstiziale, era un difetto che aveva un motivo termodinamico di esistere, lo ricordate? Per lo stesso fatto di trovarci a una temperatura superiore allo 0 Kelvin, noi abbiamo che una certa percentuale di atomi,
per l'oscillazione che ha rispetto al proprio punto di equilibrio, può non trovarsi in corrispondenza del proprio punto reticolare, può trovarsi appunto altrove. Il fatto di trovarsi altrove rispetto al proprio nodo reticolare vuol dire che quel nodo non è più occupato da nessuno, quella è una vacanza. Vi ricordo ancora appunto, quanto più era alta la temperatura, tanto più elevata era la densità delle vacanze, sostanzialmente, queste in condizioni di equilibrio termodinamico. Vi ricordo invece che le dislocazioni non hanno motivi termodinamici di esistere. Le dislocazioni esistono per motivi cinetici, legati per esempio al processo di solidificazione, ma non solo, e quindi hanno proprio caratteristiche termodinamiche, questi due difetti molto diversi. Quindi, mentre volendo le dislocazioni potreste addirittura annullarle, potete avere un cristallo privo completamente di dislocazioni o con una sola dislocazione, non hanno impieghi meccanici, sono costosissimi tra l'altro, però in linea di principio potete averlo, in realtà un acciaio privo di vacanze non si può ottenere, per motivi termodinamici, d'accordo? Quindi attenzione che sono proprio dei difetti molto molto diversi. Se noi vediamo in questo diagramma, dove abbiamo, guardate questo diagramma un po' particolare, ogni anno c'è qualche difficoltà a capirlo, quindi state abbastanza attenti, fate domande se non capite. Alle ordinate la durezza è il nostro parametro meccanico che ci consente di capire cosa sta cambiando nell'acciaio. Quando cambia la durezza qualcosa è cambiato, d'accordo? O di microscopico o di, chiamiamolo macroscopico, cioè o a livello di dislocazioni, ricordate quanto più dislocazioni abbiamo, quanto più alta la durezza, oppure a livello microstrutturale, fasi più tensionate internamente, la martensite, sono più dure di fasi più di equilibrio con la ferrite, d'accordo? Per fare subito una classificazione. Vediamo che se facciamo un diagramma di evoluzione della durezza in funzione della temperatura di trattamento per la stessa durata del trattamento, vi ripeto, siamo nelle stesse condizioni del precedente diagramma, anche qui avevamo temperatura di trattamento per la stessa durata, osserviamo che l'evoluzione della durezza del nostro acciaio incrudito per varie temperature di riscaldamento può subire due trattamenti differenti. Seguiamo il primo andamento, due andamenti differenti. Seguiamo il primo andamento. Il primo andamento è quello indicato con il simbolo 1, una durezza resta inizialmente costante, poi si abbassa lentamente, poi crolla verticalmente e si riabbassa poi in maniera asintotica, fino ad arrivare, guardate qua, come asintoto, allo stesso valore di durezza che aveva l'acciaio prima di essere incrudito. L'acciaio ottenuto dalla vaporicoltura, quindi immaginate avere a che fare con acciaio ricotto, lo includite, cioè lo deformate plasticamente a freddo, una laminazione a freddo ad esempio, e poi lo riscaldate, un campione lo riscaldate a questa temperatura e vedete che durezza c'ha, poi un altro campione lo riscaldate a quest'altra temperatura e vedete che durezza c'ha, e così via. Ne fate una curva delle durezze ottenute e ottenete questo andamento qua. Bene, possiamo osservare tre fasi differenti. Una prima fase, abbiamo detto prima un attimo fa, caratterizzata da una diminuzione graduale della durezza, una temperatura ben precisa cui corrisponde un crollo della durezza stessa e poi di nuovo una diminuzione lenta della durezza stessa con un asintoto appunto verso il valore di durezza iniziale del nostro acciaio. Queste tre fasi corrispondono a tre fenomeni differenti. Prima fase, quella della durezza che diminuisce dallo stato includito piuttosto lentamente, qui corrisponde un intervallo di temperatura abbastanza ampio, è la cosiddetta fase della restaurazione. In questa fase il nostro acciaio non subisce né alcuna trasformazione allotropica, perché siamo tutti sempre al di sotto della C1, C3, C4M, quindi non c'è, abbiamo un ferrito perlitico, non ci sta diventando austenitico, resta ferrito perlitico, d'accordo? Non abbiamo una modifica della morfologia dei grani cristallini, se i grani sono allungati, restano allungati, ma abbiamo un crollo della densità delle vacanze, una diminuzione della densità delle dislocazioni e un riarrangiamento della configurazione delle dislocazioni, che passa da una situazione diciamo più intrecciata a una meno intrecciata. Il reticolo cristallino da molto più tensionato viene meno tensionato, vi ricordo che una dislocazione con il suo stato di compressione e di interazione induce uno stato di tensione all'interno del vostro reticolo, cambiando la configurazione, abbassando la densità delle dislocazioni, abbiamo una diminuzione della durezza stessa. La fase della restaurazione implica appunto questa diminuzione di durezza, ma la morfologia dei grani cristallini rimane immutata, le fasi coinvolte restano immutate. In corrispondenza della temperatura per la quale abbiamo il crollo della durezza, lì abbiamo la ricristallizzazione. Abbiamo quella rigenerazione della grana cristallina che, se era ferritica,
resta ferritica, se era ferrito per litica, resta ferrito per litica, ma la, i parametri reticolari sono molto più piccoli, si rigenerano, vi ricordi, i grani in corrispondenza di quei punti a più elevata energia, tipicamente i bordi grano, tipicamente i giunti tripli, e abbiamo che questi nuovi grani, che sono omogenei come reticole ai vecchi grani, quindi non è che è una trasformazione di fase, ma una trasformazione di dimensione dei grani, si mangiano appunto quelli vecchi. A un certo punto, dopo un certo tempo, qui attenzione, ci sarebbe un terzo asse qua, che qui non abbiamo fatto perché stiamo parlando di un tempo definito, ma ci sta un terzo asse che è il tempo di permanenza, ragazzi, effettivamente lo stiamo trascurando perché abbiamo parlato di una sezione di questo sistema tridimensionale che è per un tempo definito, ma in realtà qui l'uso di un terzo asse sarebbe molto utile, specialmente per il trattamento di ricristallizzazione che avviene nel tempo, cioè avviene a una certa temperatura, ma avviene anche nel tempo. Dopodiché, terminata la ricristallizzazione, al di sopra di questa temperatura, beh, la rigenerazione da grana cristallina è terminata, inizia l'unica trasformazione che possiamo avere, che è quella di ingrossamento del grano. I grani più grossi mangiano i grani più piccoli. Questo perché? Perché sostanzialmente il grano più grosso è quello che ha il maggior volume con la minor superficie. Siccome nel mangiarsi l'uno con l'altro, diciamo, l'aspetto energetico che va a scapito del sistema e la formazione di una nuova superficie, tutte le cose, tutti gli oggetti che hanno minor superficie sono energeticamente favoriti rispetto agli oggetti che invece hanno più superficie, perché sono appunto energeticamente più favoriti. E vediamo appunto questa diminuzione lenta, asintotica verso lo stato iniziale. Ma signori, è proprio quello che vedete qua. A parità di temperatura, noi abbiamo che la R con M cala con questo andamento qui, lì vi ho fatto vedere una cosa verticale, ma in realtà non è proprio così verticale. Abbiamo che l'allungamento a rottura aumenta e osserviamo qui, in questo diagramma, dimensione dei grani, temperatura, la dimensione dei grani a un certo punto qua, in questa fase qui di trasformazione di ricristallizzazione resta più o meno costante, ma poi cresce appunto con questo giochino, questa situazione appunto di ingrossamento del grano. Vi dicevo, c'erano due curve. Domande fin qui, scusatemi. Che dipende il comportamento di un... Ecco, stavo per dire, infatti per il momento focalizziamoci sull'andamento 1. L'andamento 1 è questo, ve lo risottolineo un'altra volta. Diminuzione lenta, ricristallizzazione, quindi crollo della durezza, e poi ingrossamento del grano con di nuovo diminuzione lenta asintotica verso l'orizzonte. Questo è il comportamento 1. È quello di un acciaio non legato, senza particolari elementi chimici all'interno. Ecco, diciamo così. Quindi diciamo non c'è quello che fra un attimo chiameremo indurimento secondario,